Te lo ricordi quello delle suonerie? Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Gli anni 2000 sono sicuramente un bel ricordo per noi non più giovani, periodo di gran splendore nell'ambito della moda e del vestiario, l'avvento delle scarpe modello ballerina, dei truzzi con occhiali e capelli imbarazzanti, ma soprattutto quei meravigliosi jeans con impressi sul fondo schiena le parole Angel and Devil. Sì, il demonio che in quegli anni si sarebbe impossessato del buon gusto ed avrebbe iniziato pian piano ad entrare nelle nostre menti per convincerci che fossimo dei gran fighi. È molto bello. Ovviamente non sapevamo ancora che rivedendoci oggi in quelle foto sicuramente ci saremmo vergognati. Eravamo brutti da vedere, ma non avevamo mai la testa china su uno smartphone che sarebbe entrato prepotentemente nelle nostre vite solo qualche anno dopo. Il tempo passato in compagnia non prevedeva foto da postare o profili di coppia come ci avrebbe insegnato quel sex machine di Amadeus con i suoi sguardi davvero sventrapapere professionista. Allora, questo non è un villaggio turistico. Un villaggio turistico sicuramente non sarebbe stata la vita di un uomo che molto probabilmente molti di noi ricorderanno bene. Il suo nome è Vladimiro Tallini, in arte Vladi, e famoso per aver non allietato le interruzioni del nostro programma in TV preferito con i suoi spot. La tua città è come una giungla, piena di zanzare. Difenditi con la suoneria anti-zanzara. Se la vuoi in regalo, chiama da fisso, manda zanzara al 48248 e con i primi logo e suoneria dell'abbonamento settimanale la puoi ricevere subito in regalo. La suoneria anti-zanzara è un ultrasuono, quindi non la senti. Quello che sicuramente succede oggi, ovvero tutti con gli smartphone settati sulla modalità silenziosa o con la vibrazione. Non dobbiamo disturbare il nostro amico seduto al nostro fianco che ci sta inviando su WhatsApp la foto di Giancarlo Magalli nudo nella vasca da bagno. Negli anni 2000 è uno status symbol avere la peggio suoneria. Più è fragassona e più sei un figo. Siamo agli inizi del nuovo millennio. In casa viene ancora utilizzato uno strano aggeggio per comunicare con altra gente: il telefono fisso. Il cellulare è ancora estremamente costoso. Tutto deve essere dosato. I messaggi, le chiamate e soprattutto bisogna gridare al mondo intero di possederne uno, millantandolo con una suoneria il più rumorosa possibile, ed inizieranno a fioccare servizi a pagamento per accaparrarsi suonerie di dubbio valore. 48277, la rana pazza sul tuo cellulare solo da Jamba. Manda un sms con rana 1 per mono, rana 2 per poli o rana 3 per l'effetto sonoro. Scegli un contenuto esclusivo a settimana. Adesso per te, anche su Media Video, a pagina 601. I numeri sono parte integrante della nostra vita in questo periodo. Siamo nel 2005 ed anche la telefonia fissa spara le ultime cartucce disponibili, promuovendo vari servizi che oggi ci sembrano davvero obsoleti. Tra i mai dimenticati, due tizi vestiti di rosso che sponsorizzano un numero. 8, 9, 2, 8, 9, 2! Inoltre, nessuno credo abbia mai composto quel numero e soprattutto a cosa servisse. Si narra però che chi lo abbia fatto si sia indebitato fino al collo. Spot inutile, ma sicuramente uno spot iconico che riuscirà addirittura a coinvolgere un grandissimo eroe dal capello dorato fluttuante. Ho cercato sempre di imitarli su tutto. I capelli ci sono riuscito, ma i baffi. Che gran fico il nostro Enzo Paolo con i baffi. E se Enzo Paolo dice che questi due tizi sono inimitabili, noi ci crediamo e come. Da una parte un numero molto amato, ovvero 892 892, dall'altra invece un numero molto meno amato, e il suo numero è appunto 48248. Il locale è tutto per lei, come desiderava. Bene. E con i primi logo e suoneria dell'abbonamento settimanale puoi ricevere in regalo la suoneria del padrino. E tu
psicopata. Avete capito un po' il tipo di spot, no? Cioè spot mandati ininterrottamente sulle reti televisive in modo quasi isterico ed ossessivo. Peraltro spot proprio munnezza, banali, poco divertenti, ripetitivi e assolutamente inguardabili, un po' come i video su TikTok di oggi. Ma a parte l'ultima affermazione che fa di me ovviamente un boomer professionista, la goccia che farà traboccare il vaso arriverà nel 2006. Il 2006 è un anno memorabile perché a vincere il Festival di Sanremo sarà un tizio che oggi conosciamo soprattutto per le sue teorie complottiste e soprattutto perché a presentarlo ci sarà uno dei peggiori di sempre, ovvero Giorgio fai ridere solo mio zio Mimmo di anni 84 Panariello. Vince la 56esima edizione del Festival di Sanremo, Povia! Applausi di apprezzamento, amato dal pubblico, ma l'amore può trasformarsi facilmente in odio. Odio che farà perdere la testa ad un'altra persona. Siamo sempre ovviamente nel 2006. Il suo nome è Zinedine Zidane, che durante la finale dei mondiali di calcio di quello stesso anno darà una capocciata al calciatore italiano Marco Materazzi, reo di aver dato della meretrice alla sorella dell'ex pallone d'oro. L'Italia diventerà comunque campione del mondo. Questa gioia collettiva aiuterà sicuramente a far emergere un comico pugliese, Luca Medici, in arte Checco Zalone, con la canzone Siamo una squadra fortissimi, pubblicata proprio l'estate del 2006, oltre a riportare alla ribalta un brano del 2003 dei The White Stripes, ovvero Seven Nation Army, che praticamente sarebbe quella che fa successo che ebbe ovviamente anche un'altra canzone famosissima in quel periodo e a portarla alla ribalta sarà proprio il protagonista di questo video, ovvero Vladi. Materazzi è caduto perché ha preso una testata, la testata gliel'ha data Zinedine Zinedine Zidane. Manda un SMS con scritto Gioconda al 48220. Una rete ha segnato e vinciamo noi mondiali. Adesso ridacci la nostra Gioconda. Ovviamente la Gioconda non tornerà in Italia su richiesta del buon Vladi, che però riceverà una caterva di insulti di ogni tipo. Inizierà ad essere odiato dai più, stanchi di vederlo ogni santissimo giorno a quasi tutte le ore sulle TV nazionali. Nasceranno in modo goliardico varie pagine contro di lui sul sito in ascesa Facebook, che da lì a pochi anni sarebbe diventato un colosso mondiale. Ma come diceva il buon Umberto Eco, la diffusione dei social fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo a bar dopo due o tre bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Quello che verrà danneggiato sarà sicuramente Vladi, che riceverà addirittura minacce di un certo tipo. Qualcuno gli farà recapitare addirittura dei proiettili in busta tramite posta, dicendogli di finirla di apparire in televisione. Il buon Vladi racconterà di essere stato più volte minacciato di percosse dal vivo, non sui social, colpevole semplicemente di non essere simpatico. L'odio prima dei social, che si sfogava semplicemente col vicino di casa che ti aveva cagato in giardino. E questo ci insegna che gli imbecilli ci sono sempre stati, semplicemente che prima ne conoscevamo pochi. Coloro che all'epoca, tramite forum, tramite blog, insomma, si divertivano a insultare ancora oggi.